Naturalmente non poteva essere assente l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, Claudia Terzi, ex sindaco di Dalmine, lei è di Dalmine, e chiaramente ha manifestato la sua soddisfazione per questa inaugurazione e sentiamo quello che ha detto durante questi momenti iniziali della vita di questo nuovo impianto per ricarica rapida di veicoli elettrici. Sentiamo. Adesso passo la parola all'assessore regionale Claudia Terzi, nostro ex sindaco, e perché comunque nell'ambito regionale si sta sviluppando in modo consistente questo progetto. Tra l'altro abbiamo ottenuto attraverso un accordo fatto dalla Regione Lombardia un comodato gratuito. Quanto questa macchina qui dietro noi e quindi ecco, minimo bisogna fare i ringraziamenti, secondo. Grazie, spontanei devo dire. Beh, grazie, grazie a tutti. Beh, oggi capirete perché sono qui, insomma, non solo e non tanto come assessore regionale all'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile, quanto soprattutto insomma, come cittadina di Dalmine ed ex amministratrice del comune di Dalmine, con un certo orgoglio, ma soprattutto con una certa soddisfazione che oggi inauguro con voi questa colonnina, questa opera, perché è un'opera vera e propria. Perché la Regione Lombardia è interessata a questo tipo di azioni, a questo tipo di attività e di opere sul territorio? Beh, innanzitutto perché questo tipo di azioni, la diffusione quindi delle colonnine e quindi della possibilità di ricaricare pressoché ovunque le auto elettriche fa il paio con quella che è la politica ambientale di Regione Lombardia e la politica relativa all'energia di Regione Lombardia. Come diceva prima l'architetto Fortini, la diffusione delle colonnine di ricarica e quindi della possibilità di ricaricare rapidamente la propria auto toglie ogni definitiva, insomma, criticità a quella che è la possibilità di diffusione della mobilità elettrica, di una mobilità alternativa alla mobilità tradizionale, cioè quella delle auto a benzina o a gasolio, e che è un modo di muoversi decisamente compatibile con l'ambiente. Sapete che uno dei principali problemi che ha la Regione Lombardia è la qualità, tra i tanti ambientali, è la qualità dell'aria, in particolare in questa zona della Regione Lombardia. E le due cause principali della cattiva qualità dell'aria in Regione Lombardia sono appunto da una parte il traffico veicolare, in particolare dei diesel, e dall'altra il riscaldamento domestico, che ovviamente incidono l'uno e l'altro quasi del 50%. Capirete bene quindi che intervenire su uno dei due fattori, quindi in questo caso e nel caso di oggi in particolare sulla mobilità veicolare, quindi sul traffico veicolare, diventa fondamentale. È ovvio però che da una parte non possiamo solo limitarci a dire ai cittadini: guardate, iniziate a pensare a modi diversi per muovervi, ma dobbiamo anche dargli la possibilità di farlo, come attraverso appunto sostenendo in qualche modo la diffusione di delle colonnine e quindi della possibilità appunto di fare un po', come si diceva una volta, di fare benzina ovunque. Nel tempo abbiamo visto che la diffusione, per esempio, dei posti in cui ci si poteva fare rifornimento di metano ha dato un grande sostegno alla diffusione della mobilità, quindi il metano altrettanto compatibile con l'ambiente, comunque più compatibile rispetto al diesel, idem per il gas in passato, e adesso è il turno, perché l'innovazione ci permette di scoprire ogni volta qualcosa di diverso e di migliore, è il turno dell'auto elettrica e quindi delle ricariche elettriche. Quindi è veramente un piacere per me essere qui stamattina, proprio perché così, insomma, con questi piccoli passi, che piccoli tanto non sono, si realizza quella che è appunto una politica che la Regione Lombardia porta avanti da tanto tempo e che ha permesso nel tempo, per esempio, intorno all'Interland milanese, una profonda e un'importante diffusione di questi mezzi di ricarica. Io vi chiedo di considerare, quando ragionate o quando, se vi verrà voglia di ragionare sulla mobilità elettrica, che in genere la percorrenza media dei cittadini lombardi in termini di quanto si sta in macchina, di quanti chilometri si corrono in macchina ogni giorno, è di meno di 50 km. Queste auto hanno un'autonomia minima minima di sui 160-200 km al giorno, quindi un'auto elettrica è più che compatibile con la vita quotidiana. Certo, non possiamo pensare di prendere e andare a Roma e tornare, ma senza dubbio per la nostra vita quotidiana questo è un tipo di mobilità che è assolutamente concepibile ed anzi è un tipo di mobilità a cui dobbiamo iniziare seriamente a pensare. Vedete poi qui ci sono aggiunte
alcuni esempi delle auto, ma non solo delle auto, anche delle moto, dei motorini elettrici, che ci fanno capire come effettivamente la scelta ormai è vasta. E quindi, insomma, tra l'altro auto che ci permettono di fare una vita, insomma, di essere veramente compatibili con la vita di tutti i giorni, dalle auto a due posti alle auto vere e proprie, quindi strutturate, e che, insomma, una famiglia ben potrebbe utilizzare. Certo, difetta un po', io lo dico sempre, e ci dispiace un po' invece verificare che le case automobilistiche nazionali manchino quasi completamente, abbiano ben poco investito sulla mobilità elettrica, ma speriamo che si recuperi anche in questo senso. L'altro motivo per cui mi fa piacere e ci tenevo particolarmente ad essere qui oggi è che appunto oggi consegniamo la seconda Eli, quella lì azzurra con il simbolo del comune di Dalmine, che vedrete girare da oggi, da domani, da ieri, perché gira già da ieri a dire la verità il comune di Dalmine, la seconda di 9 auto che Nissan Italia, e Nissan Italia non altre case nazionali, Nissan Italia ha deciso di mettere a disposizione di Regione Lombardia, e Regione Lombardia ha deciso di assegnare ai territori per fare in modo appunto che le amministrazioni passino dai fatti un po' dalle parole ai fatti, cioè dicendo guardate come si può lavorare bene e come si possono svolgere tutte le attività anche istituzionali con un'auto elettrica. In particolare nel contratto di comodato d'uso gratuito che ricordava prima l'assessore Pellegrini, abbiamo messo che la preferenza dovrà essere data alle attività legate ai servizi sociali. Ci fa piacere pensare che il trasporto di un disabile o il trasporto di un anziano possa essere effettuato con auto elettrica, quindi che faccia doppiamente bene al nostro cittadino, ma soprattutto all'ambiente, perché lo stiamo portando in giro senza inquinare sostanzialmente. Quindi un grazie a voi per essere qui, vi chiediamo di essere i promotori, i portavoci di queste novità e di queste profonde innovazioni che fanno tanto bene all'ambiente lombardo, perché l'ambiente lombardo è l'ambiente di tutti noi. E io ricordo sempre, quando si parla di ambiente, la responsabilità non può che essere diffusa, cioè tante piccole azioni che fanno grande poi innovazione, ma fanno gran bene all'ambiente, questo è uno di quegli esempi. Quindi grazie ancora, ma grazie alle associazioni, alle società e alle amministrazioni che hanno deciso di crederci, perché poi non è sempre così, così semplice. Grazie ancora. Così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità, poi sentiamo quello che hanno detto ai microfoni di Electric Motor News l'assessore Pellegrini e l'assessore Terzi, e poi vediamo anche le barche solari con Garda Solar. A tra poco.